Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi sono qui per parlarvi di Galaxy S9 e di autonomia. Quest'ultima è vista come uno dei più grandi difetti, se non l'unico grande difetto di l'ultimo top di gamma di casa Samsung, sia su S9 che su S9 Plus. In questo video voglio raccontarvi quella che è la mia esperienza con questo smartphone, quindi la versione di S9 normale, quindi non maggiorata, e voglio dirvi che comunque sono abbastanza soddisfatto in generale dello smartphone, ma anche dell'autonomia. Riesco comunque a coprire tutta la giornata di utilizzo, riesco a fare 4 ore e mezza, 5 ore, 5 ore e mezza su un tempo totale di utilizzo superiore anche alle 24 ore. E vi posso dire che con qualche accorgimento, con qualche opzione in meno che magari è assolutamente inutile e che non utilizzate mai, sicuramente potete raggiungere gli stessi risultati e potete restare soddisfatti anche dell'autonomia di questo S9 e del fratello maggiore. Vi mostrerò anche 3 applicazioni davvero molto molto importanti, molto utili direi, per andare a analizzare in modo approfondito il comportamento della batteria del vostro smartphone. Prima di cominciare con il video ragazzi, come sempre invito a lasciare un bel mi piace e un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Arriviamo a 50 mi piace sotto questo video, mi raccomando ragazzi, spolliciate come si suol dire, perché è davvero molto importante e fondamentale per l'algoritmo di YouTube e anche per il mio canale, e ve ne sono grato. Vi ringrazio anticipatamente di tutto il supporto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con una notifica quando caricherò un nuovo video, e seguitemi sui social network, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Io con questo ho concluso questa prima parte del video, so che è stata un po' più lunga però era necessaria, e adesso andiamo a scoprire tutti i metodi per andare a risparmiare o aumentare la durata della batteria a seconda di come preferite sul vostro Galaxy S9 e anche S9 Plus, S8 ed S8 Plus. Ok ragazzi, eccoci qui con il nostro Galaxy S9. La prima cosa che dovete fare è farvi un bel giretto nelle impostazioni e andare a vedere tutte quelle funzioni, che sono veramente tante, che offre la Samsung Experience, che non vi servono, non utilizzate. Sicuramente funzioni in più causano un consumo maggiore di batteria perché il telefono è maggiormente sotto sforzo. Vi fate un giro nelle connessioni, perché quando avete attivata la rete dati, come nel mio caso adesso, disattivate il wifi perché è la cosa migliore da fare. Ovviamente stessa cosa fate con il Bluetooth quando non lo utilizzate e con l'NFC. E poi un'altra cosa che voglio fare notare, che in pochi mettono in evidenza, è l'operatore, nel senso che nel momento in cui la rete prende bene, come in questo caso con TIM che va benissimo in 5 tacche su 5, è perché io in reti mobili ho impostato, come vedete, la rete in 3G e 2G. Non ho messo il 4G perché in 4G TIM a casa mia non prende benissimo. Il fatto che non prenda benissimo causa sicuramente un consumo maggiore di batteria, perché il telefono deve mettersi continuamente a cercare una rete migliore. E poi un altro menu fondamentale è quello della posizione. In questo caso io non ne faccio a meno e ho inserito il risparmio energetico, che è sicuramente meno energivoro, appunto perché si chiama risparmio energetico, rispetto che precisione elevata, che vi consiglio, anzi siete probabilmente, mi sembra, obbligati a farlo e a utilizzarla quando utilizzate le mappe e quindi dovete navigare con il vostro smartphone. In migliore precisione, accertatevi che queste due opzioni, scansione wifi e scansione bluetooth, siano disattivate. Per quanto riguarda invece lo schermo, io il mio S9 lo lascio in Full HD Plus, perché comunque mi sembra una risoluzione ottima, non ho bisogno del QHD Plus e sicuramente consuma meno batteria in questo caso. Per quanto riguarda invece le altre opzioni, la luminosità automatica ce l'ho sempre attiva, in questo caso sto facendo il video e l'ho disattivata, ma la lascio sempre attiva così perché mi piace di più quando mi sposto, quando cambia la zona di luce, è il telefono a decidere quando aumentare o diminuire la luminosità e non sono io che devo ogni volta star lì a diminuirla o aumentarla a mia volta. Quindi la luminosità automatica è sempre attiva. Questo ve lo dico perché non vi nascondo niente, spegnimento schermo dopo un minuto di inattività, e non vi nascono niente, nel senso che non mi privo di niente sul mio S9 per consumare batteria. Su funzioni avanzate, ad esempio, ho attivato lo standby intelligente, ho attivato il gesti sensore impronte, l'acquisizione intelligente, l'acquisisci con trascinamento, eccetera eccetera. Ho disattivato la notifica intelligente, la chiamata diretta, perché non li uso e mi sembrano abbastanza inutili.
Però per il resto utilizzo tutto quanto e anche qui dipende da voi, dipende da quello che fate con lo smartphone, da quello che vi piace di più, quali funzioni disattivare o meno. In manutenzione del dispositivo invece, una cosa che ho fatto, oltre a tenere sempre il dispositivo in ottimizzato ovviamente, è quella di andare a liberare memoria di tanto in tanto, perché è molto utile sempre andare a tenerla abbastanza pulita, così come la memoria archiviazione, perché ripeto che un telefono più appesantito è sicuramente meno fluido a lungo andare rispetto a un telefono pulito, più leggero e più messo sotto, sotto osservazione. Nella batteria invece quello che ho fatto è disattivare il monitoraggio risparmio energetico, quindi sono andato qui nelle impostazioni avanzate e ho disattivato il monitoraggio, perché secondo me non comporta un prolungamento della durata della batteria come invece afferma Samsung. Io ho fatto così, mi trovo meglio e secondo me è uno sforzo in più per il telefono andare a selezionare quelle applicazioni che consumano di più, andare a vedere quale gira in background, e invece così è a riposo, insomma, e non si sforza. Poi ragazzi, come vedete, io ho impostato sul mio S9 un tema bianco, colori light, bianchi e non scuri, come consigliato di fare con lo schermo AMOLED dei vostri dispositivi Samsung. Quindi insomma, scegliete voi cosa fare. Come vedete, io ottengo comunque degli ottimi risultati in termini di autonomia mantenendo un tema bianco e non necessariamente nero o scuro. Insomma, va a vostro piacere, a vostra discrezione. Non nego comunque che qualche volta posso cambiare tema per questione estetica, per cambiare un po' e per dare una rinfrescata al mio smartphone. Adesso ragazzi invece vi parlo delle tre applicazioni che vi facilitano il compito, ovvero C+ Spy Plus, che è un'applicazione dedicata in maniera specifica alla percentuale di Deep Sleep, che è questa qui, la percentuale di Deep Sleep che solitamente deve essere superiore al 90%, però adesso vi spiego come fare. Lasciate il telefono a caricare e staccatelo poco prima che andate a dormire, quindi lasciatelo tutta la notte a partire dal 100% sul comodino, ovviamente non attaccato alla presa di corrente. Al risveglio guardate quant'è questa percentuale qui di deep sleep, e questa percentuale deve essere superiore al 90% e meglio ancora al 95%. In questo caso io ce l'ho al 57%, perché ovviamente il telefono per gran parte del tempo è acceso in questo momento. Ho usato la frequenza più bassa della CPU, che è 455 MHz, devo dire che è normale che sia così, perché se lo utilizzate ovviamente la percentuale di deep sleep cala. Però se la percentuale di deep sleep durante la notte a risveglio non è inferiore al 95-90%, significa che il telefono sta funzionando abbastanza bene, che non ci sono applicazioni che girano in background e che ne causano il risveglio e quindi un consumo di batteria in standby. Ovviamente guardate anche la percentuale di batteria, che non dovrebbe essere così scesa tantissimo. Di solito scende del 2-3% al massimo. In questi casi il vostro smartphone è in condizioni ottimali non ci sono eventi di wake lock, cioè di risveglio forzato del dispositivo. La seconda applicazione che voglio mostrarvi in questo senso si chiama GSM Battery Monitor, che fa un'analisi un po' più approfondita rispetto a C+ Spy Plus e vi permette di capire anche altri dati che sono relativi a telefono, schermo, linea, wifi attivo, wake lock e uso delle applicazioni. Partiamo subito da quest'ultima. Infatti potete andare a vedere in percentuali specifiche quali applicazioni hanno consumato più batteria sul vostro smartphone. In questo caso Facebook, Instagram sono quelle che consumano di più tra le applicazioni, diciamo così, commerciali. Il sistema Android ovviamente in primo piano e il kernel, quindi dei valori che sono relativi all'hardware dello smartphone. Wake lock è il dato che vi interessa maggiormente in questo caso, perché appunto fa riferimento al numero di volte e il tempo in cui il telefono si è risvegliato senza il vostro consenso, quindi è passato da una situazione di dormita praticamente ad una di risveglio forzato da alcune applicazioni. Da questa applicazione potete vedere anche dei grafici molto interessanti che vi consentono di capire ancora meglio il range di percentuale di temperatura, di segnale, che è molto importante come abbiamo detto prima, di utilizzo della CPU e così via.
AQ Battery in versione Pro, in questo caso, ma anche in versione Free funziona abbastanza bene, è l'applicazione più completa in assoluto, è quella che preferisco tra queste che vi ho mostrato, e mette insieme praticamente tutte le statistiche, le percentuali e i valori che abbiamo visto fino ad adesso. In questo caso fa un'analisi molto molto approfondita in termini appunto di ore, di percentuali. Ad esempio dice che la batteria all'87% in questo caso, in queste condizioni, dura per 12 ore, 6 ore sempre con schermo acceso continuamente, 45 ore se lasciato in stand by. Vi dà anche delle dritte, ovviamente vi dice come sono stimate i valori, vi dice cos'è l'ibernazione, infatti vi dice qui ibernato per 31 minuti, ma quello che vi interessa di più maggiormente è la percentuale di consumo a schermo spento. Come vedete, vi avvicino lo smartphone, la percentuale è al 4%, che è un dato abbastanza altino, devo dire, ma adesso lo sto utilizzando un po' male per fare questo video, però solitamente questa percentuale si dovrebbe aggirare intorno all'1 massimo 2%. Invece la percentuale di schermo acceso ovviamente dipende dall'utilizzo che fate dello smartphone e quindi quanto cala la batteria del vostro dispositivo mentre lo utilizzate. Ovviamente dopo una serie di cicli di ricarica vi dà le percentuali del consumo medio della batteria. In questo caso potete vedere un riepilogo di tutte le sessioni, in questo caso 8 sessioni negli ultimi 7 giorni, però anche riavviato il telefono, l'ho ripristinato una volta, ho cancellato l'applicazione, quindi ripartito da zero. Vi dà anche diciamo tutte le percentuali della durata batteria al 100% stimata sempre dall'applicazione. Vi dà anche le percentuali di carica. In questo momento vi dice quanto sta consumando il telefono, a che temperatura sta girando, e vi dice in quanto tempo viene ricaricato da una certa percentuale, da 0 a 100, da 50 a 100. In questo caso vi dà anche la capacità stimata. In cronologia invece, che è molto molto utile questa schermata, vi dice quanto tempo c'è stato a caricare, ad esempio dal 61 al 100% o dal 21, anzi scusate, dal 21 al 100% e ci ha messo 2 ore 11 per ricaricare. Non ho la ricarica rapida, tra l'altro, ragazzi, questo mi sono dimenticato di dirvelo, perché la ricarica rapida surriscalda di più il telefono e quindi io la eviterei se fossi in voi, quindi vi do questo consiglio. E invece la scarica dal 100 al 61% del 39% in 7 ore e 6 minuti. Quindi ragazzi, questa è una schermata, quella della cronologia, davvero molto utile per andare a capire come si comporta il vostro dispositivo e vedere se è tutto a posto e se va tutto bene o bisogna intervenire trovando delle soluzioni. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato soprattutto utile per risparmiare batteria sui vostri Samsung smartphone, e voglio anche invitarvi a lasciare un bel mi piace se così fosse, e iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. Vi invito anche a seguirmi sui social network, soprattutto su Telegram, dove sono molto attivo e vi aggiorno spesso su quello che faccio su YouTube, sulla mia attività, su altre curiosità offerte del mondo tech e così via. Noi ci sentiamo ad un prossimo video, come sempre qui sul mio canale, qui su YouTube. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima, ciao!